Buon pomeriggio e ben ritrovati a Tensione Evolutiva 3.0. Finalmente siamo tornati in diretta. Comunque, siamo qui oggi pomeriggio con un graditissimo ospite che è in attesa. E che... Eccoci qui di nuovo con Andrea Zaggia. State vedendo fuori onda, qualche volta ci siamo imbattuti in una discussione perché con Andrea io avevo bisogno di andare a dormire a Vicenza e mi è sempre piaciuto il turismo giovane e mi è sempre piaciuto il turismo anche onestamente low cost, anche per un discorso di costi, e mi sono rivolto ad Andrea ed ho trovato grandissima simpatia lì da voi, anche giovani, e la cosa che mi ha colpito di più è la foto che possiamo mandare in diretta, è proprio questa, che da te ci sono c'è il mondo. Ci racconti un po' di questa foto? In particolare la foto che vedete adesso rappresenta il primo gruppo che è venuto in ostello con un progetto europeo di tipo Leonardo. Ma dai! Questa è una scuola, in Francia c'è un'organizzazione che si chiama Le Compagnons de Bois, che organizza una specie di scuola lavoro per i giovani che si trovano in difficoltà anche familiare. Ma dai! Vivono tutti assieme, lavorano un mese in azienda, un mese in scuola assieme, e in questa occasione sono stati invitati a venire a Vicenza per fare un'esperienza lavorativa. In questo caso erano quasi tutti falegnami e sono andati a lavorare nelle varie aziende di Vicenza. Hanno soggiornato da noi una ventina di giorni ed è stato per noi il primo gruppo che poi è stato il capolista di una serie innumerevole di gruppi che viene, è venuta e spero verrà nel prossimo periodo, che fanno parte di quelli che sono le progettualità europee, Erasmus, Leonardo. Tra l'altro in questo periodo è cambiato, si chiamerà Erasmus Plus, e sono esperienze di vita insieme, di lavoro, di educazione scolastica, in un paese che non è il tuo paese, quindi fuori dal proprio quindi paese. Quindi i ragazzi imparano una lingua, fanno un'esperienza comune, hanno la possibilità di studiare ma anche certamente di lavorare, e soprattutto questo progetto è molto bello perché sono ragazzi che hanno dei problemi familiari, da quello esattamente, che ho capito. Esattamente, questi sono ragazzi che si sono trovati in situazioni familiari difficili e sono stati raccolti da questa compagnia che praticamente organizza a loro la scuola, garantisce al termine del percorso formativo un lavoro, si sceglie se fare i 3 anni o i 5 anni, e nei 3 anni si va a lavorare in Francia, sono francesi loro. Sono francesi, sì. E invece al termine dei 5 anni hai un contratto di un anno nel mondo, cioè tu scegli dove andare e loro ti procurano un contratto lavorativo. Incredibile, bellissimo. Questi ragazzi tra l'altro sono pagati, cioè frequentano la scuola ma hanno anche una specie di borsa, chiamiamola di studio, che in realtà è un vero salario perché prendono circa 750-800 euro al mese, che gli permette di poter introdursi nel mondo lavorativo con una formazione professionale vera. Infatti. Cioè fatta veramente non solo campo, scolastica, non solo scolastica, ma realmente lavorando nelle aziende. E la cosa importante è all'estero, perché? Perché l'estero insegna cose che nella tua realtà non hai, e quindi è un arricchimento personale fatto dalla persona che si spinge oltre quello che è il confine delle conoscenze interne alla propria nazione. Per i francesi per esempio è stato molto importante conoscere degli ebanisti. C'è gente che restaura mobili, mentre lì è un po' meno forte questo tipo di lavoro. Questo tipo di lavoro, sì. Ecco, sì. Loro sono venuti, sono stati capofila, dopo di loro dappertutto, sono arrivati da tutti i paesi, Bulgaria, Spagna, Germania, Francia ancora, e Svezia. Abbiamo avuto un grandissimo progetto con una scuola svedese che ha mandato addirittura 56 persone 56, per 21 giorni a frequentare una serie di realtà lavorative nel territorio e ovviamente soggiornando da noi. Quindi noi gli abbiamo offerto quello che è l'alloggio totale, il trasporto, l'alloggio, il pranzo, la cena, e risolvere anche i problemi legati alle differenze linguistiche e anche culturali. Hanno imparato un po' di italiano, un po' di veneto, un po' no, di inglese. È obbligatorio per loro studiare l'italiano. Quindi chi viene riceve un'istruzione a casa e poi una seconda istruzione qui, che facciamo all'ostello con dei formatori, con degli insegnanti. Insegnanti vostri. Dedicando all'incirca una 50ina di ore all'insegnamento della lingua italiana.
ovviamente basato esclusivamente nel loro campo di lavoro. Certo, beh, ovvio. Sarebbe troppo. Sì. Però c'è questa anche integrazione culturale. Integrazione culturale. Senti una cosa, ci racconti da quanti anni hai preso in mano l'ostello e come sei riuscito tu da imprenditore a farlo crescere in questi anni? Perché è una cosa che mi ha molto colpito questa. Beh, noi realmente siamo lì dal 2006. 2006 è stato l'anno d'approdo. E in cui si sono cominciate realmente a cambiare le cose. E perché cambiare le cose? Perché eravamo rimasti legati a un tipo di turismo che era il turismo antico, sì. Quello legato solamente al classico viaggiatore con lo zaino, alla gente che girava per il mondo per visitare culturalmente o no i vari paesi. E lì abbiamo che era capito, un po' l'idea dell'ostello classico. E lì abbiamo capito che purtroppo era un mondo che stava tramontando. Perché? Perché sempre di più c'è il turismo, come dicevo prima, della coppia. C'è il turismo della persona che magari va a vedere una cosa perché gli interessa solo quella cosa, ha delle necessità particolari, vive delle situazioni particolari. Poi noi, sai benissimo, il Veneto è stata terra di immigrazione e di emigrazione. Emigrazione, sì. E allora abbiamo anche un sacco di rientri, c'è un sacco di gente che torna dal Brasile, dall'Argentina a cercare le proprie origini, ma i dai. Propri avi. E avevano la necessità di avere a disposizione una struttura che non gli concedesse solo i 2 giorni. Che gli desse una specie di seconda famiglia, che rimanesse dentro a un ambito legato a quello che è un sentimento diverso da quello del viaggiatore, più legato a un'esperienza di vita. Più un'esperienza di vita, sì. E quindi questo cambio di mentalità che abbiamo fatto noi, abbiamo cercato di eliminare i dormitori, di dare una maggiore attenzione alle persone singole, quindi noi abbiamo anche camere per una persona, abbiamo camere per 2, con, senza bagno, perché comunque non snaturiamo quello che è la struttura dell'ostello, sì, esattamente, sì. E stiamo offrendo una serie di servizi aggiuntivi che molto spesso non si trovano neppure negli alberghi, tipo l'autocucina, tipo le lavanderie, tipo il servizio di trasporto. Ieri sera mi ha telefonato una signora dalla Francia. Io ne ho esperienza con dei miei amici, ecco. Sono venuti qui, sì, con Davide Mazzucco, che magari ci sta guardando, ecco. Si ricorda. E in particolare, per esempio, ieri sera una signora dalla Francia che mi ha chiesto se facciamo un servizio di trasporto dall'aeroporto di Venezia a noi durante la sera, perché ovviamente entro una certa ora poi non si può più muovere. E questo è anche un altro dei servizi che abbiamo aggiunto. Alcuni sono totalmente gratuiti, alcuni no. Alcuni, ovvio, sì, che sono però, per esempio, l'autocucina, che è una cosa importante, soprattutto per una famiglia. Sì. Tu devi pensare che da noi è capitato di arrivare anche 6 persone. Cioè, mamma, papà e 4 figli. Andare in un ristorante in 6 costa. E quindi l'autocucina serve anche dalla possibilità di un piccolo risparmio, che è in filosofia con quello che è l'ostello. Che è un servizio di alloggiamento tenendo conto delle caratteristiche tra le quali il risparmio, che sono importante. Importanti. Senti, allora, adesso sai cosa facciamo? Mandiamo un po' di pubblicità e poi ritorniamo qui con Andrea, perché avete sentito, è un pozzo. Ne ha mille cose da raccontarci, magari avremo modo anche di fare altri interventi. È anche gustoso ascoltarlo, perché poi lui ha il prospetto del mondo davanti. Allora, mandiamo un po' di pubblicità e ci troviamo dopo. Rieccoci qui con Andrea nel pomeriggio di Tensione Evolutiva. Avete visto che è un pozzo, conosce il mondo, perché figurarsi è nel posto dove passano australiani, passano di tutto, quindi ha un ottimo prospetto della natura umana. Credo che da noi sia praticamente passato qualsiasi tipo di nazionalità. Ma pensa, che dai roba. Panamensi a gente ai brasiliani, dell'Africa, agli del africani, Sudan, Congo, Zaire. Lasciamo perdere tutto quello che è il sud dell'America, perché ovviamente la stragrande maggioranza ha parenti o è partito da qui. Sì. Senti, una cosa carina, secondo me, poi vediamo anche altre foto, è questa. Tu, la posizione dell'ostello olimpico di Vicenza, che è proprio dove?
Cioè, è una posizione strategica perché si trova all'interno praticamente della piazza principale per quello che riguarda il tema palladiano, dove c'è Palazzo Chiericati e c'è il Teatro Olimpico. Davanti al Teatro Olimpico, quindi, praticamente. Meglio di così era impossibile che collocassero l'ostello. È uno dei pochi ostelli, tra l'altro, che si trovano in centro ad una città. Abitualmente gli ostelli vengono fatti in zone periferiche, sfruttando alcune realtà dismesse, scuole o anche alcune realtà legate a provincia, a regione, che non vengono più utilizzate, ristrutturate, ricondizionate a fare l'ostello, ma sempre comunque lontane da quello che è il centro storico, soprattutto dove vai nelle città di arte. Io adesso penso a Firenze, il nostro ostello è a 6 km dalla città, quindi non è fruibile direttamente da parte dei turisti. In questo caso invece siamo stati fortunati, abbiamo questo ostello super centrico, che è un po' una cosa così rara. Infatti da trovare. Sì. Senti una cosa, com'è il rapporto tra te e la città di Vicenza? So che è una cosa delicata tra voi, diciamo, come ostello olimpico. Guarda, noi rappresentiamo per la città una cosa molto interessante che realmente ci mette in contatto direttamente con quelle che sono non solo le istituzioni della città, ma anche tutte le organizzazioni della città. Quindi siamo molto, diciamo, conosciuti in città per quello che rappresentiamo. La nostra collaborazione arriva a colpire la Confcommercio, l'ASCOM, le associazioni quindi di categoria, e alcune grosse realtà scolastiche. I rapporti sono buoni, no? Credo. Sono, direi, ottimi, non buoni solo, ma sono ottimi perché sono stati costruiti intanto con un legame vero. E poi sì, vero nel senso con un rapporto diretto, diretto con le persone. Di relazione, sì. E poi perché realmente rappresentiamo un centro di aggregazione. Sì. Perché noi in fin dei conti siamo anche, per esempio, i fornitori degli stage degli istituti turistici vicentini. Ma pensa. Quindi adesso in particolare abbiamo ragazzi del Daschio, del Piovene, quindi la rappresentazione delle due scuole che fanno turismo in città. Un turismo più legato alla manageralità da parte del Piovene e uno più direttamente sul campo da parte del Daschio. Però realmente sono le due formazioni scolastiche turistiche in città. In città forte, insomma. Forte. Sì, e sì. Abbiamo sempre avuto questo legame. In particolare con il Daschio abbiamo un legame ancora più forte perché noi accogliamo anche i loro disabili. Ma dai! Cioè i loro ragazzi in formazione professionale ma affetti da disabilità, alcune volte abbastanza complicata da gestire per dare una possibilità, diciamo così, lavorativa. Molto spesso le aziende non li vogliono. Questo tipo di stagista è visto come una difficoltà, non come una risorsa. Infatti. Senti, ho delle foto da far vedere, poi mandiamo un po' di pubblicità, scusate, un po' di musica e poi vediamo anche un video che ho promesso prima. Dove siete qui? Allora, questa è la parte, l'ostello si sviluppa su tre piani. Al piano terra c'è la parte legata a quello che è i servizi tecnici, quindi la colazione, la cucina e ovviamente anche la ristorazione. Questo è un gruppo francese che ci è arrivato tramite il centro edile di formazione professionale Palladio di Vicenza. Palladio di Vicenza, sì. Di cui sono fortunato di essere amico del direttore. E sì, perché è stata una bellissima collaborazione. È una fortuna questa. Ma anche vuol dire che te lo sei creata, insomma. Sì, è duplice fortuna, ovviamente. Sì. E questo tipo di stage formativo si è svolto in alcuni cantieri della città, ha coinvolto, noi abbiamo molto lavorato con gli stagisti coinvolgendoli sul Daldin. Quindi i muratori in particolare sono sempre andati, finché la base era in costruzione, a lavorare in base. Con l'ultimo gruppo di stagisti invece ci siamo trasferiti una parte su quella che è la nuova autostrada e un'altra parte su quelle che sono alcune realtà costruttive importanti nella zona industriale. Nella zona industriale, in Vicenza. Ah, sì. Oh, vediamo un'altra foto, eccoci qua, chi sono questi signori? Ecco, questa è forse la collaborazione più importante dell'ostello, perché è diretta, cioè è fatta da me con questo istituto, che è l'Istituto Valle d'Elsa, che di Elda, scusate, che è in Alicante. E questa è una scuola di formazione professionale
che ha scelto Vicenza per far svolgere i progetti Erasmus e Leonardo ai propri studenti, ma particolari, perché loro lavorano esclusivamente con il pubblico, quindi col sistema pubblico. I loro stagisti stanno lavorando anche adesso, offrendo la loro prestazione professionale ai pub, agli asili nido del comune di Vicenza, sì, e a tutto quello che è il sistema di interventi sociali che il comune effettua attraverso le associazioni a lui legate. Quindi in questo momento tre ragazzi lavorano con un'associazione di Vicenza, Aster 3, e stanno facendo integrazione sociale, cioè vanno in mezzo ai ragazzi non italiani per cercare di aggregarli, sì, assieme a quello che è ovviamente il territorio dei nostri ragazzi vicentini. Dei nostri ragazzi vicentini. Allora, adesso avete sentito che, ripeto, Andrea, ne possiamo farne 7 di trasmissioni. Mandiamo un pochettina di musica e poi ritorniamo qui con un video. Eccoci qui di nuovo in diretta con Andrea. Ormai siamo entrati tutti nel clima mondiale e ieri sera ci siamo stupefatti un po' tutti, anche se ormai era anche il momento. E come sapete, molti che ci ascoltano l'avranno vista, insomma, la Spagna ha preso una legnata incredibile e Andrea mi diceva che... che non mi è dispiaciuto, ma non perché, perché sono italiano, perché da lui c'erano molti spagnoli, siccome avevo lo stello pieno di spagnoli, erano tutti inneggianti, rivinciamo. Ieri sera hanno detto andiamo a casa, quindi un po', visto che ultimamente le abbiamo prese noi, insomma, esatto, un po' si danno, un po' si prendono nella visto vita, anche quindi. 2 anni fa, 4-0, 4-0, sì, dai, insomma, adesso speriamo che arrivi il nostro momento. Bene, torniamo allo stello olimpico, che è cosa interessante come il calcio. E io avrei, eccola lì la foto che si diceva prima, e noi avremmo adesso un video da far vedere, lo commentiamo insieme, vediamo un po'. La Princess School, grazie sempre a Stefano, eccolo lì. Questo è lo stello, vero? Sì. E questa è la scuola, sì, di moda, ah, della Bulgaria. Ah, sono arrivati i bulgari. Le bulgare alle festa. Trascinate da un'idea di 22 modelle, ma in realtà, sì, erano tutte studentesse. Sì. E sono andate a lavorare da Marzotto. Ah, però. Chissà lì dentro con queste modelle. Non cosa è capitato? Vabbè. Non lo so. Comunque si può dire, ma era un gruppo di 24 persone. 24. Quindi un gruppo nutrito. Ah, però. E hanno passato 15 giorni. Passatemi il termine, ti sei anche gustato l'occhio, insomma, no? Oddio, perché no? Perché no? Queste sono le terrazze, invece, con la vista che c'è dall'ostello. Sì. È un'altra delle cose particolari. Noi abbiamo due terrazze dalle quali si vede tutta la città. Dopo il video ne parliamo di quella terrazza lì, che è famosa. Molto bella. Eccole. Queste ragazze hanno svolto la loro attività presso la Marzotto, andavano tutti i giorni e poi nel fine settimana, ovviamente, questo è un gruppo che è stato portato in Italia da Fortes, sì, questo è il loro capogruppo. Tra l'altro abbiamo festeggiato un compleanno nel periodo che erano qui. Sì, perché poi si diventa un po' famiglia, no? Si diventa famiglia, famiglia, 20 giorni non sono pochi. Sì. È una bella esperienza lunga. E poi loro visitano durante il periodo di riposo, quindi venerdì, sabati, le domeniche, le bellezze del Veneto, quindi Venezia, Verona, Padova, cioè si porta anche a conoscenza di queste persone quello che è la cultura e quella che è l'arte che c'è nel nostro territorio, importante. È molto importante. A proposito delle due terrazze, tu mi hai raccontato una cosa molto interessante. La vuoi raccontare? No, ma te ne ho raccontate talmente tante di cose interessanti. No, che forse non ti ricordi. Quella dell'assessore che è venuto a fare l'intervista sopra il lavoro. Ah sì, no, non l'assessore, scusa, il sindaco. Il sindaco, vai. Sì, perché noi purtroppo abbiamo anche il passato, diciamo così, drammatico dell'alluvione. Sì. Quindi siamo stati anche noi alluvionati e il sindaco ha trovato la terrazza spettacolare per fare le sue interviste, in quanto dalla terrazza si vede il disastro del fiume. E nel periodo post alluvione c'era Variati. Nel periodo post alluvione hanno fatto alcune interviste dalla terrazza perché il sindaco voleva che la gente comprendesse qual è il disastro che può portare questo tipo di evento. Questo tipo di evento, sì. In quanto dalla terrazza si vede molto bene il fiume, si vedono i suoi effetti,
tra l'altro nel 2010 era anche crollata una delle mura del lungo fiume. Lungo fiume, sì. E quindi... Perché voi siete proprio lì, eh? Noi abbiamo i piedi in acqua. Come in tutti i sensi. In tutti i sensi. Sì, nel senso che direttamente una delle mura cade nel fiume. Ah. Quindi abbiamo appunto avuto anche noi disagi legati a tutto questo. E ogni volta che succede qualcosa siamo i primi in prima linea nel fronteggiare questa emergenza. Questo tipo di emergenza. Ci racconti un'altra esperienza. Allora, io lì dentro ho conosciuto un professore universitario, perché si parla sempre di giovani, si parla di famiglie. Entri all'ostello olimpico, pensi di vedere dei ragazzi, insomma, anche, non so, di giocare a carte come ho fatto io la prima volta che ero lì. Poi scopri che uno è un professore universitario. Vedi, Giovanni, così ti fai una chiacchiera anche di alto livello. Una cosa che io ho capito facendo questo lavoro è che le persone che vengono realmente tu non sai mai chi siano, cosa facciano e dove vadano. E dove vadano, bellissimo. Ed è una cosa importante, perché riesci a scoprire a volte che usufruisce del tuo ostello o del tuo spazio persona o persone che sono talmente fuori da quello che potrebbe essere il concetto di ostello in particolare, e che pensi che vadano, per dirti, un hotel. Allora, tra i nostri clienti ci sono professori universitari, c'è anche uno dei più famosi sassofonisti italiani, vai, che insegna al Conservatorio Pedrollo e che è veneziano, questo signore, si chiama Tonolo. Tonolo, sì. E viene tutte le settimane perché va a dar lezione ai ragazzi del Conservatorio. E lui preferisce venire in ostello. Ha provato varie soluzioni, però poi alla fine lui dice: io mi sento a casa, mi sento in mezzo ai giovani, vivo con i giovani. Infatti, sì. Perché insegno ai giovani e quindi voglio stare con i giovani. Altro professore, noi abbiamo tra i nostri clienti un professore di musica indiana, di Bharatanai, che è una specie di flauto di canna. Ah, sì. E ho saputo solo dopo anni che era il più grande esponente europeo di questo tipo di strumento. Più grande esponente europeo. E una persona semplicissima, che a volte pare più turista. Più turista che del turista. Che professore. Esatto, sì. Più turista del turista, che passa i giorni che sono dedicati alla musica indiana al conservatorio da noi in ostello. E abbiamo offerto a lui la possibilità alcune volte di posti letto anche più, diciamo così, importanti, col bagno, l'aria condizionata, e lui vuole dormire sempre nel dormitorio. Grandioso. Ed è una filosofia di vita. È una filosofia di vita. Allora, questa cosa la devo sottolineare perché me ne sono accorto anche negli Stati Uniti. Trovavi nei campus universitari dei giovanotti. Erano professori universitari perché sono stato ad Harvard, di alto livello, maglietta, sì, calzoncini, sì, tranquilli. Sì. No, è una cosa molto tipica anche all'estero. Ma no? Io magari ho imparato, siamo noi che siamo molto un po' formali. Ho anche imparato, volta, Giovanni, che offrire delle volte a delle persone alcuni alloggiamenti particolari solo perché si presentano in una certa maniera è sbagliato. Perché sono queste magari persone che vogliono proprio un trattamento diverso. Quindi noi gli offriamo la nostra platea di, diciamo così, di soluzioni, e poi loro scelgono quella che loro piace di più, aggrada di più. Però vedo che il grande, cioè la personalità grande, molto spesso è la più umile. Pensa, bellissimo. E quindi viene a contatto con noi e preferisce stare, diciamo così, con la gente comune. Con la gente comune. Senti, di argomenti ne avremo per ore. Mandiamo un pochettino di musica e poi lanciamo un messaggio ai nostri ascoltatori e vediamo che tipo di messaggio. Con carissimo Andrea, che gli è stato suggerito da un nostro caro amico qui in diretta di pensare a scrivere un libro. Perché no, sarebbe veramente un bel successo, secondo me, perché anche tutti questi aneddoti, tutte queste persone che Andrea vede nel suo luogo di lavoro, è stata veramente piacevole anche oggi. Sì, no? Ci sono cose stranissime. Cose molto strane. Volevo, se per cortesia la regia mi manda il sito di Andrea, dell'Ostello Olimpico, eccolo lì. Allora, vi ricordo che l'ostello è a Vicenza. Okay, sì, nella piazza Matteotti, che è la piazza principale Matteotti della città, sì, dove c'è il Teatro Olimpico, il monumento più famoso di Palladio, assieme alla Basilica, okay, monumento nazionale da un mese, tra l'altro. Tra l'altro, sì. Ecco, e questo è Palazzo Chiericati, Palazzo che Chiericati voi vedete nel sito. Sì.
Ovviamente noi siamo al centro del Veneto, quindi raggiungiamo dappertutto le zone turistiche più importanti in una mezz'oretta con il treno. Con il treno è molto molto semplice. E sì. Io vedo là vicino, purtroppo si vedono un po' poco, magari un'altra volta li facciamo vedere meglio, i tuoi partner anche, no? Sì, noi abbiamo delle partnership importanti con alcune, diciamo così, aziende istituzionali, come il centro di formazione Andrea Palladio. Vai. Oppure come le scuole di Vicenza. Okay. Con alcuni invece l'abbiamo direttamente con aziende private, la Fortes, sì, che è un'agenzia per praticamente l'intercambio di studenti, cioè italiani vanno all'estero e gli esteri vengono in Italia. Questa è un'agenzia che coordina questo tipo di lavoro. Questo tipo di lavoro, sì. Allora, i nostri ascoltatori, i miei ascoltatori, sanno che questa trasmissione io porto sempre persone un po' particolari che hanno anche dei business particolari, perché si tratta anche di business, no? Abbiamo parlato di esperienze, ma si tratta anche di professione, di lavoro. Pensate che Andrea non lo dice mai, però da quando ha preso in mano la struttura, vabbè, stavolta dillo, dai, bisogna un po' anche avere un po' di autostima, insomma, di sì, se stessi. Sì, ma devo dire che questo è merito non mio, è merito di tutti quelli che lavorano dello con me, staff, certo. Dello staff. Vuoi dire anche i numeri, come siete riusciti un po'? Beh, a noi crescere? Quando siamo arrivati nel 2006 si faceva all'incirca 8.500 persone, sì, sì, all'anno. E l'anno scorso siamo arrivati a 11.500. Che miseria. E l'anno prima, per una serie di eventi strani, quasi a 13.000. Quasi a 13.000. Come sì. Mai, secondo te? Ma intanto per aver cambiato completamente il tipo di approccio al turista. Ok. Primo. Aver fornito molti più servizi rispetto a quelli che c'erano prima. Aver capito anche qual è il target della nostra clientela e della clientela che gira per il Veneto. E non rimanere fermi a oggi, ma vedere quello che succederà fra 5 anni, 6 anni. Bellissima, la visione davanti. In avanti. E in cui credo che sia indispensabile conoscere molto bene il settore per avere una visione poi nel futuro. Se non si ha la visione del futuro, si rischia di essere sorpassati. Io ti faccio un esempio stupido. Un esempio pratico, sì. L'internet nel 2006 lo facevano pagare tutti. L'ostello di Vicenza è stato il primo ostello italiano a rallo gratuito ai propri utenti, tanto che il presidente nazionale mi ha scritto una lettera intimandomi di farlo pagare. Addirittura. Adesso non adesso si invece discute che deve essere gratis. Che deve essere gratuito. E sì, questo è un vedere in avanti, capire quali sono le esigenze dei nostri clienti. E ovviamente noi tocchiamo con mano i giovani, però non disdegniamo neanche quelli più grandi. E tra i nostri clienti abbiamo avuto una nonnina di 92 anni. Ma dai! Che è venuta con tutta la famiglia. Bisogna scrivere un libro, bisogna scriverlo. Che è venuta con tutta la famiglia, sì, perché lei è originaria di Conco. Di Conco, quindi è venuta a visitare. Lei è italiana, vive in Italia. Vive a Roma. Sì, vive però a Roma. Ha detto: prima di morire voglio tornare a vedere dove sono nata. Bellissimo. E ovviamente la famiglia abbastanza numerosa hanno scelto di venire a dormire all'ostello. Sono stati una settimana. E poi questa famiglia ha continuato a tornare e ogni volta la nonna mi manda il messaggio di auguri. Bellissimo. Perché lei vorrebbe tornare, ma ovviamente le condizioni di una 93enne non sempre... È già una bellissima esperienza questa che ci ha raccontato. Allora, avete sentito oggi Andrea, vado a sintetizzare, ci ha presentato le esperienze dell'ostello olimpico di Vicenza. È una nuova idea di business che sta funzionando, quindi è un'idea anche giovane, perché è un'idea con tutte le proprie fatiche, con tutta la crisi, con e le tante ore anche appunto, però comunque entrando nel territorio, cercando di fidelizzare il territorio, come si suol dire, cercando di diventare amico del territorio, Andrea è riuscito in una grossa impresa nel far continuare e far riemergere questo bellissimo progetto. Senti Andrea, siamo in chiusura, chi è che vuoi salutare? Ma chi ci ha dato l'opportunità di arrivare fino a qui, cioè i nostri clienti, che sono la cosa più importante, il mio staff che collabora con me tutti i giorni e che dovete sapere una cosa, qua ti quasi fermo. Una famiglia. È quasi una famiglia. Allora, Tensione Evolutiva va in diretta quasi tutti i giorni all'ostello olimpico di Vicenza.
Quindi vi ringraziamo. No. Io ho solo detto quella volta: guardate, tengo questa trasmissione, è partito sta cosa. E quindi io ti ringrazio a te, insomma, di questa, mi pare questa che bella sia gioia che ci dai. Ma è un intervento da parte vostra sul territorio che manca. Cioè far conoscere le realtà, non solo noi, ma le realtà del territorio, sempre, che molto spesso non vengono, non vengono viste, non c'è visibilità, quindi è un bel progetto. Quindi io ringrazio te innanzitutto. Chi altri vuoi ringraziare? Bah, dopo l'associazione nazionale che ci permette di fare questo lavoro, che ci dà un supporto tecnico, che ci mette a disposizione anche delle persone che lavorano, ricordiamo, volontarie tra l'altro, tra cui il nostro presidente regionale, che tra l'altro è di Montagnana e quindi ha il suo ostello, no? Come suol dire, e il professor Giorio, e poi tutti quelli che ci conoscono, che ci aiutano, che ci vengono incontro molte volte, sia da parte della parte pubblica, quindi del comune, che il privato sul territorio. Che devo dire che apprezza molto, no, da quello che sento, quello che state facendo. Beh, e voi apprezzate il comune stesso, insomma, che il comune non ci darebbe questi spazi all'interno dei propri uffici per far svolgere gli stage se non apprezzasse il lavoro che noi stiamo facendo sul territorio. E siamo anche un'azienda che conserva il bene monumentale, perché il bene è di proprietà del comune, quindi i lavori che vengono fatti all'interno della struttura il comune li benedice proprio per il fatto che manteniamo una struttura attiva, quindi una struttura in ordine, conservata e sempre migliorata. Adesso sempre migliorata, faremo il condizionamento di tutte le stanze. Un'altra innovazione. Bene, è stato piacevolissimo con Andrea. Si potrebbe andare avanti per un'altra oretta con la nostra bella musica e anche i nostri interventi di oggi pomeriggio. Io ti ringrazio tantissimo, ringrazio da parte voi, dei miei ascoltatori, da parte della regia, da parte di Giorgio che ci dà una mano. Ti ringrazio. Grazie. Spero che ti avremo ancora qui con noi, e avete visto che a Tensione Evolutiva abbiamo delle persone sempre sempre interessanti del territorio, ed è la cosa bella che stiamo cercando di fare assieme. Ti ringrazio, grazie a te, grazie della tua presenza, e a malincuore vi devo salutare. Vi ricordo domani pomeriggio un altro grandissimo ospite, il dottor Pierluigi Maini, che è un avvocato e parlerà di discografia soprattutto ai giovani, perché lui è un avvocato esperto di questo settore, e perché molti ragazzi hanno difficoltà a entrare un pochettino nel mondo della discografia come professione, e lui ci darà anche delle buone dritte domani. È un grandissimo ospite, amico di Stefano, amico di noi di Radio Goccioline soprattutto, e domani ce l'avremo qui a Tensione Evolutiva. Quindi sempre ospiti molto molto interessanti. Vi saluto, a domani sempre dalle 15 alle 16 con Tensione Evolutiva. Saluto di nuovo Andrea, saluto di nuovo lo Stello Olimpico, che magari ci stanno guardando, e sono sicuro che ci stanno guardando. Alla prossima, grazie, alla prossima volta. Grazie, a domani. Grazie.